Buonasera, buonasera brava gente, per chi si affaccia in questo nuovo giorno, in questa domenica che il Signore ci dona, buona giornata brava gente. Guariscimi, oh mio Signor, guariscimi. Oh mio Signore, con il tuo sangue, guariscimi, guariscimi, oh mio Signore. Guariscimi, liberami, Signore. Vogliamo ascoltare insieme questo canto, brava gente, che ci introduce al Vangelo della domenica, di questa domenica, eh? Ed è una guarigione che il Signore compie. Alleluia, alleluia, alleluia. E allora eccoci qua, brava gente. Alleluia, alleluia, alleluia. Stasera il Vangelo ci immerge in una giornata tipo di Gesù, è bellissimo, e capiremo come Gesù viveva le sue giornate, eh? Quei 3 anni di predicazione, quei 3 anni del suo sporcarsi i piedi, le mani, del suo toccare la gente. È come dovrebbe essere la vita di tutti noi sacerdoti, per stare vicino a voi, per stare accanto a voi. Stasera il Signore ci dice come Lui stava tra la gente, quindi come dovremmo stare noi, ma anche come la gente viveva vicino a Gesù. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giovanni e Giacomo. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti a lui, davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli disse: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Brava gente,
È una bella pagina questa. Il Signore ci sorprende sempre ed è bellissimo che in questa domenica ci troviamo di fronte ad un... gli esperti lo chiamano storyboard, o se volete anche report, come il nome di una famosa trasmissione televisiva della RAI. No, un report, cioè un rapportare. Il Vangelo ci dice la cronaca di una giornata tipo di Gesù. La volete sapere com'è questa giornata tipo di Gesù? Bene, oggi noi diremmo, facendo sintesi, ripetendo quello che abbiamo ascoltato, che di buon mattino Gesù si alza e va a pregare. Di buon mattino Gesù si alza e va a pregare. È un po', sapete, la vita di noi sacerdoti, quando di comunità religiose o di un buon cristiano, quando si alza la mattina, dopo insomma una bella lavata, vado a pregare. I consacrati lo fanno nelle comunità, come lo ha fatto Gesù con i suoi discepoli, nelle sinagoghe o da soli, e si mette a fuoco davanti a Gesù la giornata. Poi Gesù, dopo questo, va, diciamo, a predicare. Va nelle case delle persone, va lungo le strade. Poi ancora, ed è bellissimo, esce dalle case e va nei luoghi dove la gente si raduna. Potremmo dire un contatto personale, una relazione personale, familiare, ma anche una predicazione a tanta gente. Quindi continua la giornata e va a predicare. Probabilmente si fermava a lungo nelle famiglie la mattina e poi nel momento, poi il pranzo e dopo alle porte della città, dove si radunava la gente. Allora è un po' come quando oggi i nostri vanno, insomma, nelle piazze ad incontrare le persone, a incontrare la gente, quei posti dove ci sono le persone. E ci sono posti differenti, cioè posti per farci comprendere alcune cose. E quali sono? Se questa è un po' la giornata tipo, poi alla fine si ritira presto, insomma, quasi al tramonto, dopo aver incontrato le persone, Gesù si ritira e poi si rialza di nuovo per pregare. E qui è interessante, se questa è la giornata tipo, che cosa fa in questa giornata? Gesù fa sostanzialmente tre cose. La prima, prega. La seconda, guarisce. E la terza, annuncia. Quindi pregare, guarire ed annunciare. Poi possono essere anche cambiati questi termini, comunque si può annunciare, si può guarire e si può pregare. Dipende, è importante che ci siano questi tre capisaldi nella vita di un sacerdote, perché poi da qui dipende anche l'atteggiamento delle persone. Cioè andiamo dai sacerdoti e con loro preghiamo, andiamo dai sacerdoti per essere guariti, andiamo dai sacerdoti perché ci annuncino il Vangelo, ci parlino di Dio, ci dicono Dio, ci raccontino Dio. E a queste tre grandi realtà corrispondono anche poi dei gesti. E qui che vorrei condividere con voi questi due gesti soprattutto, che stanno alla base. Il primo e che riguarda voi, brava gente, quello che siamo chiamati a sperimentare, e cioè siamo chiamati a sperimentare la vicinanza. È bellissimo, Gesù si avvicina, entra nella casa, si avvicina, prende per mano
e di fatto guarisce. Ecco, il primo grande aspetto è avvicinarsi. I sacerdoti si avvicinano, ma anche le persone si avvicinano ai sacerdoti, ai preti, ai consacrati, agli uomini di Dio. Avvicinarsi. Scrive un teologo un verbo bellissimo, rivelatore. Gesù non sopporta distanze e mostra il suo primo annuncio in atto. Il regno si è fatto vicino. Si avvicinò. Bellissimo. A me mi è piaciuta questa affermazione. Gesù non sopporta le distanze. Ecco, io credo che qui c'è davvero tutto, tutto c'è. C'è davvero l'atteggiamento di Cristo, che chiede a ciascuno di noi di vivere non da distanti, ma da vicini. Gesù, è bellissimo questa frase, a me sta scavando anche dentro di me, non sopporta le distanze. E questo è il verbo rivelatore, è un verbo rivelatore. Gesù si è fatto vicino, Gesù si è incarnato, Gesù si fa uomo, cioè Dio si fa uomo, Dio si incarna. Io trovo questa affermazione che condivido con voi tutta la sua bellezza. E immaginatevi se noi la incarniamo sempre più nella nostra vita. Noi generalmente a volte prendiamo le distanze da questo, da quell'altro, e invece no. Gesù ci chiede vicinanza, rivelatore. Allora qui mi è davvero scaturisce tutta una serie di intuizioni, se volete, si aprono tante luci. Se Gesù è il verbo che rivela, no, la vicinanza, e che questa vicinanza rivela lo stesso cuore di Dio, e allora noi come cristiani dobbiamo chiederci, siamo persone che avvicinano o persone che allontanano? Siamo persone che ci avviciniamo o persone che ci allontaniamo? E qui ognuno di noi può dare la sua risposta. Il secondo grande gesto è Gesù che prende e solleva. Sentite cosa scrive questo teologo. Toccare, arte della vicinanza, un parlare con il corpo, forza trasmessa a chi è stanco, fiducia per ogni figlio impaurito, carezza per chi è solo. Gesù solleva, fa risorgere, libera. È bellissimo. Toccare, arte della vicinanza, un parlare con il corpo. Ma poi è verissimo questo, è proprio a livello umano. Quando tu fai così con la mano, io amo fare così quando sono delle persone, no? Così. E quando tu dai la mano, quando tu insomma metti una pacca sulla spalla, arte della vicinanza, cioè è l'espressione della vicinanza, perché uno può stare anche vicino, no, senza sapore. E poi c'è un sapore che è dato proprio da questa capacità, e quando c'è tutto il bene, e quando c'è tutto il bene di Dio in questa vicinanza, in questo gesto con la mano, e allora voi capite, la prese per mano, la prese per mano. A me piace immaginare questo Gesù così oggi. E gli chiedo pure per me, prendimi per me. C'era una canzone come diceva, prendimi per mano, Dio mio. Io sono stonato, lo sapete, no? Prendimi per mano, ma anche noi prendiamo per mano, perché poi questi verbi di Dio hanno bisogno di essere, di farli vivere, di farli transitare. E poi c'è l'ultimo aspetto, che è il test del nostro rapporto con il Signore. Questa suocera di Pietro, queste preoccupazioni di Pietro, Simone, Andrea,
che portano a Gesù, vedi che è la suocera di Pietro, vedi che mia suocera è ammalata, portano la preoccupazione degli altri a Dio, eh? E noi a volte dobbiamo portare la preoccupazione degli altri a Dio. Io so che lo fate quando pregate ad esempio per me o per gli altri, e dice: Signore, mi raccomando, io potrei... E poi Dio si avvicina, perché Dio ascolta, brava gente. E l'attesa noi non la scopriremo mai, perché Dio ama sempre sorprendere. Non è che gli diciamo una cosa oggi, avviene domani o avviene mentre gliela diciamo. Dio è l'uomo delle sorprese, lo sapete. Però il test di chi è guarito, ne abbiamo cantato all'inizio: guariscimi Gesù, liberami Signore. Il test, adesso vi svelo un segreto, un segreto, lo volete sapere? Su Rai 2 il fisico Valerio Rossi Alberto parla di intelligenza artificiale. Ah, questa è la puntata di stamattina. Dio ascolta, vero? Dio è forte. Vedo ogni tanto i vostri commenti, mi appoggio a vedere. Gesù si avvicina, tocca, prende per mano, è verissimo, è quello che sta descrivendo, Gesù guarisce. Però vogliamo sapere il test della guarigione? No, voglio sentire, com'è? Voglio sentire i vostri sì. Vogliamo capire, comprendere e sapere qual è il test che ci dice che siamo guariti? Sapete qual è, brava gente? Il test della guarigione. Dice: ma dice, Signore mi ha guarito, Come lo possiamo sapere che mi ha guarito veramente, E che non è una mia supposizione mentale? Il servizio è il test della vera guarigione. Perché questa donna guarita si mette a servire. Non fa la sguattera, non fa la cameriera, no. Ama semplicemente, È un servizio. Allora il test della guarigione è il servizio. Quando noi viviamo la vita come servizio, è il segno che siamo guariti. È il segno che il Signore ci ha guariti. Mi fermo qui. E fu sera, e fu mattino, vorrei dire. Mi fermo qui, brava gente, ok? Allora, qual è il test della guarigione di Gesù nei nostri confronti? E questo siete chiamati a scriverlo, Siete chiamati a viverlo. Andiamo avanti, brava gente. E allora, cambio discorso. Forti, 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 non me lo dimentico mai, Non me lo dimentico mai. Quello che vorrei ricordare a tutti, 25-26 maggio, ma soprattutto il sito Giornata Mondiale dei Bambini, www.giornatamondialedeibambini.org. Se voi andate, fate la prova adesso, www.giornatamondialedeibambini.org, c'è anche in inglese, world, com'è? Adesso sono un po' stanco. Oh mio Dio, World Child Day, worldchildday sempre.org, e poi c'è anche in spagnolo, ma lo dico soprattutto per gli italiani, giornatamondialedeibambini.org, trovate tutte le indicazioni, ma soprattutto trovate il modulo per iscriversi, per fare questa preiscrizione. Poi vedremo chi desidera il kit che si sta preparando, che è un sacchetto per i bambini, la borraccia, un ricordino, il libricino per seguire da 2 giorni, con molta libertà. C'è l'iscrizione dopo, che avverrà con una simbolica offerta, mi pare 2 euro, 3 euro, 5, stanno decidendo gli esperti, ma vediamo. Anche per dirci che uno veramente si segna e partecipa,
che insomma, dobbiamo essere in tanti con Papa Francesco il 25 e 26 maggio, vi posso dire che stanno arrivando da ieri alle 12 veramente migliaia di iscrizioni, ne ho viste alcune da Los Angeles, da Washington, da Cairo, da Israele, dalla Palestina, dall'Ucraina, per ricordare le zone più famose, ma ne ho scorse alcune, poi ci saranno da lunedì tantissime persone che lavoreranno per selezionare le nazioni, chi viene dall'Italia, chi viene dalla Francia, chi viene dalla Germania, chi viene, e poi avrete tutte le istruzioni. Prenotatevi a Roma, mi raccomando, perché dicono che i posti sono pochi. Ebbene, allora 25 e 26 maggio è un abbraccio, sarà un abbraccio di tutti i bambini del mondo con Papa Francesco. Pregate per me perché possa portare questa grande responsabilità con serenità. Oggi ho scritto ad una persona: con Gesù e San Francesco nel cuore. Ma è tosta, ma andiamo avanti, ce la faremo. I nonni Anna Rita e Giuseppe vorrebbero gli auguri per Tommaso, che domani si cresima. Ogni bene, a Como e avanti. Maria Vincenza vorrebbe una benedizione per la sua mamma, che in questi giorni ha compiuto 90 anni. Auguri, buon cammino. Il padre Antonio, la mamma Emanuela e il fratello Francesco, gli auguri per Chiara, 11 anni, Chiara, ogni bene, quindi rientri nel gruppo dei bambini che verranno a Roma, immagino. Maria vorrebbe gli auguri e una benedizione per la figlia Annalisa, 26 anni oggi, ogni bene, compleanno della secondogenita, 26 anni, e avanti Annalisa. E allora, coraggio, una cosa, se c'è qualche persona che desidera venire, soprattutto dei bambini, e le famiglie non hanno la possibilità, vi prego di scrivermi e di dirmelo. Basta scrivere: Enzo, tu lo sai e io comprendo, e faremo i salti mortali per farvi partecipare, perché lo sapete, i poveri devono essere sempre i primi, nel mio cuore soprattutto, perché ho fatto questa scelta, ma anche nel cuore della brava gente. Va bene? Forti, 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 ogni bene, un abbraccione forte. Ho fatto un po' lunghetta stasera, ma ci prepariamo a questa domenica del Signore. Buona domenica. 10:42, Radio Rai 1, una bellissima sorpresa, un annuncio, non ve lo anticipo, c'è un annuncio che riguarda la giornata mondiale dei bambini, l'ho voluto fare per radio, non l'ho detto in conferenza stampa, ma dato che ci saranno tante sorprese, adesso fino a maggio ogni 2-3 settimane lanciamo una sorpresa, va bene? Ok, buon cammino, forti, 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 condividete se potete sempre, perché siamo davvero, ed è bellissimo, in tanti, forti, forti, forti.